perché stelle e pianeti si muovono? E soprattutto, come si muovono? Se secondo Dante è l'amor che muove il Sole e le altre stelle, per avere una spiegazione più precisa, anche se certamente meno romantica, abbiamo dovuto aspettare gli inizi del Cinquecento, quando le osservazioni di Copernico prima e Keplero poi portarono all'elaborazione di un modello di universo che poneva il Sole al centro e la Terra e gli altri pianeti in orbita attorno a esso. Keplero, in particolare, formulò tre leggi che ancora oggi portano il suo nome e che definiscono precisamente le orbite dei pianeti attorno al Sole. 1. Ogni pianeta descrive un'orbita ellittica, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. Per ellisse si intende il luogo dei punti per i quali la somma delle distanze da due punti fissi, i fuochi, è costante. Si tratta di una specie di cerchio schiacciato. Il punto di massima vicinanza di un pianeta dal Sole si chiama perielio, quello di massima distanza si chiama afelio. 2. Il raggio vettore che va dal Sole al pianeta spazza aree uguali in tempi uguali. Questa legge implica che i pianeti non si muovono con velocità costante, ma rallentano in prossimità del perielio e accelerano in prossimità dell'afelio. 3. Il rapporto tra il quadrato del periodo di rivoluzione e il cubo del semiasse maggiore dell'orbita è costante. Vuol dire che i pianeti più lontani dal Sole impiegano più tempo a percorrere un giro completo dell'orbita rispetto a quelli più vicini. Un anno su Giove, per esempio, dura circa 12 anni terrestri, mentre uno su Venere dura circa 7 mesi terrestri. Le leggi di Keplero, tuttavia, rispondono solo alla prima delle domande che ci siamo posti, senza dire niente sul perché i pianeti si muovano in questo modo. Ed è qui che entra in scena Isaac Newton. Verso la fine del 600, Newton ebbe una delle più grandi intuizioni della storia della scienza. La forza che muove i corpi celesti è la stessa che fa cadere le mele dagli alberi, è la stessa che ci riporta a terra quando stacchiamo i piedi dal suolo. Questa formidabile intuizione è condensata nella legge di gravitazione universale, cosiddetta proprio perché permette di descrivere universalmente il moto di ogni corpo dotato di massa. Grazie a questa legge, siamo oggi in grado di prevedere con estrema precisione il movimento dei corpi che vediamo in cielo. Fu lo stesso Newton a farlo. In un esperimento ideale, riuscì a calcolare la velocità necessaria affinché un oggetto scagliato verso l'alto vincesse la gravità e si ponesse in orbita intorno al nostro pianeta. Tra l'altro, questa velocità è indipendente dalla massa dell'oggetto stesso e dipende solo dal raggio dell'orbita. L'esperimento di Newton ha anticipato di quasi 5 secoli i veri lanci di satelliti astronavi. Dante non ce ne voglia, ma è la gravità che muove il Sole e la Terra.